Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 aprile. Mi scuso se ieri non l'ho fatta, ho incontrato un farmacista a Napoli che mi ha detto perché non hai fatto la zuppa ieri, mi sono sentito un po' in colpa. Napoli, una città favolosa. Parto con questo perché i pregiudizi sulla Napoli incasinata, ci sono delle cose da vedere a Napoli che voi non avete idea. Chi non è andato a Napoli, non ha visto Cristo Velato, chi non ha visto la Certosa è un pazzo delinquente. Deve farlo il prima possibile. Qua dietro c'è Pompei, tra poco la vedrò. Allora, quali sono i temi di oggi sui giornali? Molto semplice, come sempre quelli politici che riguardano il PD. Il PD sta in trattativa con Fico, questo è il tema di giornata, perché per la seconda volta dovranno andare a consultarsi per capire se si può fare questo governo PD Movimento 5 Stelle, un governo che, come sapete, comunque godrebbe di una maggioranza molto risicata, cosa che non riesco a capire perché non si dica, perché al Senato avrebbero 6-7 voti. Beh, certo, poi potrebbe succedere qualcosa dopo, ma insomma questa è la maggioranza che godrebbero. Aug, ciao Giorgio. Allora, la sostituzione è molto semplice: Martina fa delle aperture, il segretario del PD, mentre invece Renzi ha fatto anche addirittura un piccolo sondaggio tra la folla di lì accanto a sé a Firenze, e non ne vogliono sentire assolutamente, dice, gli elettori del PD di fare un'alleanza. Questo non riguarda soltanto il PD, come noto oggi il Corriere della Sera, ma sono molto divisi anche gli stessi elettori, la base del Movimento 5 Stelle, che non vedono per niente di buon occhio una alleanza con il PD. Calabresi nota: ma come si potrebbe? Mario Calabresi, su un editoriale oggi su Repubblica, dice: ma come potrebbero fare un'alleanza quelli che hanno nel loro DNA l'odio nei confronti dell'establishment che è rappresentato proprio del PD, quelli che fecero del vaffadei nei confronti del PD il loro DNA? Insomma, dà un elemento, diciamo, quasi antropologico, dico male, educativo di questi. Dice: pensate un po', sono gli stessi che proprio ieri erano in prima fila a insultare Napolitano che si è operato alla aorta, ha rischiato la morte, gli hanno augurato la morte. Come possono pensare questi di fare un accordo col PD? Sugli insulti fatti da questore a Napolitano arriva anche Facci, che dice: sono ignobili quegli insulti, ed è altrettanto ignobile che molti di quegli insulti arrivino dal sito del Movimento 5 Stelle, che ha un sito come il sottoscritto, nicolaporro.it, lo sapete ormai, ve lo dico da ogni zuppa di porro, purtroppo deve subire anche l'arrivo di maleducati, come su questa pagina potrebbero esserci, non lo escludo, è difficile dare una responsabilità oggettiva a chi tiene un sito. Certo, l'umore c'è da parte di questi. D'altronde ieri è una giornata di altri insulti, quelli che anche Silvio Berlusconi ha rivolto non tanto al, diciamo, ai vertici, ma diciamo a praticamente tutti quelli che governano per il Movimento 5 Stelle, quando ha detto: ci sentiamo come gli ebrei si sentivano quando arrivò Hitler. Beh, insomma, una frase del tutto fuori luogo. Poi lui spiega, soprattutto perché detta il 25 aprile, poi lui spiega che questa frase, tant'è che proprio così dice in realtà nel testo vero, questa frase gli è stata riferita da qualcun altro. Comunque bisogna avere la buona educazione, secondo me, oltre che di scusarsi, di precisare come ha fatto Berlusconi, quella di magari evitare il 25 aprile, attribuire frasi così forti rispetto a un movimento politico che ha preso 11 milioni di voti, punto. Se no ci si mette sullo stesso livello di Battista, che dice che Berlusconi è il male assoluto, evocando proprio il male assoluto di eredità nazista che sembrava esserci stato. Diciamo un clamore incredibile per il male assoluto. Chi è vittima di quel male assoluto, di quel tipo di giudizi, non può usarne di simili e diversi, secondo il mio modesto avviso, nei confronti degli avversari. Sono una baby gang, invece oggi dice, in maniera forse un po' più ironica, perché è un dispregiativo comunque oggi più accettabile rispetto a dire che sono come gli ebrei nel periodo dei nazisti, è la frase che sarebbe stata attribuita a Renzi, riportata dal giornale. Riguardo agli insulti, beh, oggi la maestra degli insulti è quella cretina complessata di Asia Argento, scusatemi il giudizio, insomma, un po' tranchant, ma perché ieri Matteo Salvini che cosa ha fatto? Ha riportato un pezzo delle intercettazioni di quegli animali che hanno ucciso la povera Pamela a Macerata, e l'unica risposta che è riuscita a dare a questo post di Salvini, al quale avrebbe potuto semplicemente stare zitta, come ha fatto per 25 anni rispetto a Weinstein, mentre invece ha aspettato 25 anni per denunciare Weinstein, ma non ha aspettato neanche 3 secondi per scrivere Salvini merda su Twitter, dopo che Salvini aveva semplicemente detto una cosa molto ragionevole, cioè aveva pubblicato quello che diceva Libero, e cioè una intercettazione allucinante sulla morte di questa povera ragazza italiana a Macerata. Ha aspettato 25 anni per denunciare Weinstein, o 20 anni per denunciare Weinstein, ha aspettato molti viaggi in aerei che Weinstein le pagava per andare a casa sua, ha molte photo opportunity con il grande produttore potente, ha aspettato, diciamo, che
che le passasse quella cotta, quella sorta di fidanzamento liquido con la quale lei aveva contraddistinto il suo rapporto con Weinstein, ha aspettato molto, ma non ha aspettato 2 secondi e non ha collegato il cervello prima di capire che scrivere Salvini in merda su quella roba lì era sbagliato, assurdo e incredibile. Forse è troppo peso che stiamo dando ad Asia Argento. Ci sta. Ritratto di Giorgetti, tutto da leggere oggi. L'uomo che è candidato a tutto e che non è candidato a nulla, di perna, come sempre, bravissimo nel raccontare. Invece il Sole 24 Ore apre sull'allarme economia. Quello che sta succedendo, e lo abbiamo raccontato spesso anche su questa zuppa, aumentano i tassi di interesse in America. Questo vuol dire per il debito pubblico e per l'economia un possibile raffreddamento, anzi riscaldamento per il debito pubblico e raffreddamento per l'economia. Da leggere se siete interessati sul Sole 24 Ore. Guardate, la cosa che forse può apparire marginale, ma che a me mi fa impazzire per l'ipocrisia, ha iniziato Stella un paio di settimane fa sul Corriere della Sera, quindi quando scrive Stella è sempre la giustizia. Fu quello che, ricordiamoci bene, lanciò tutta la campagna sulla casta, per la quale oggi Grillo, ovviamente subito dopo Grillo è nato col vaffanculo dei, beh, è la guerra alle slot, la guerra dei comuni per frenare le slot, è la guerra più ipocrita che esista al mondo. Ci titola oggi L'Avvenire, è una sua battaglia, oltre che di Stella, è la classica battaglia catto comunista su una stronzata. Quando non ci sono le slot a 300 o 400 metri dalla scuola, quando non ci sono le slot vicino agli ospedali, perché queste la battaglia dei comuni, non si risolve assolutamente nulla, perché ci sono tutti quanti le scommesse elettroniche, ci sono internet, ci sono i telefonini, questi sono matti. Abbiamo festeggiato il vincitore con un biglietto, non so, di 30-40 milioni l'altro giorno perché ha comprato un gratta e vinci. Quello che cos'è? Cioè l'azzardo, se fatto con intelligenza, è un gioco, è il perdere i propri soldi come si può perdere, non so, comprandosi una macchina. Certo, può diventare una malattia, ma non è che evitando che queste slot stiano a 300 metri da una scuola si risolve il problema. Tra l'altro, apro la parentesi, chiuso la parentesi, errore pazzesco di Stella, ma anche di molti altri, perché esiste, nonostante questa campagna pazzesca contro le slot, ancora le macchinette, perché rendono, mi sembra, 8-9 miliardi di euro all'anno di tasse allo Stato. Quindi da una parte le criticano, dall'altra parte i comuni non li vogliono 200 metri dai centri, quindi diventano degli specie di ghetti di drogati, e dall'altra parte ci incassano un sacco di soldi. Le sanzioni russe, sbaglia oggi il Foglio, mi spiace Daniele Ranieri, che leggo sempre, loro sono fissati sul fatto che Putin sia una merda. Quello che dicono sulle sanzioni russe è banale: il parmigiano non lo vendiamo in Russia, non certo perché noi abbiamo fatto le sanzioni russe, grazie al cavolo. Il problema è che loro fanno le controsanzioni, se uno fa le sanzioni a un paese l'altro fa le controsanzioni. Raccontarci che il parmigiano e il fresco non si vende in Russia perché, non perché ci sono le sanzioni europee, ma perché la Russia ha fatto le sanzioni, vuol dire non capire quello che stiamo dicendo noi, e cioè che se tu fai una guerra commerciale come le cretinate che sta facendo Trump, c'è una risposta degli altri. E quindi, siccome noi abbiamo fatto le sanzioni dopo la Crimea alla Russia, loro hanno risposto con l'agroalimentare. Ci potevano fare più male, dice Daniele Arieri, c'ha ragione, potevano farci più male beccandoci la pasta e il vino, non ce l'hanno fatto, ma grazie al cielo non l'hanno fatto. Il punto fondamentale è che anche quel miliardo, 3 miliardi, non si sa, di export perso nei confronti della Russia è un danno per le nostre aziende irrecuperabile, perché se hai perso l'esportazione non ci ritorni, perché loro vanno a importare da altri paesi. È aumentato l'export, dice, nei confronti della Russia? E beh, sarebbe stato molto superiore se avessimo potuto vendere anche il nostro fresco. Questo è quello che penso. Sulla Stampa, e con questo concludo, gli avvisi di privacy che avete visto tutti quanti e la regolamentazione europea. Oggi addirittura Facebook ha fatto una pagina di pubblicità sulla carta stampata raccontando l'adesione alle regole della privacy europea. È un po' cambiato il mondo ed è uno di quei rari casi in cui la difesa della nostra privacy, dei nostri diritti di libertà, si può fare solo a livello comunitario e non solo a livello nazionale, per cui saremmo troppo piccoli. Se vi piace questa zuppa, condividetela. nicolaporro.it, tutta la storia di Alfi dal mio punto di vista, se vi interessa. Ciao!